Sono Alberto, lei è Cristina. Presentiamo la videoricetta risotto al pesce persico. Per questa ricetta abbiamo bisogno del burro, della cipolla, salvia fresca, del pesce persico in filetto, del riso carnaroli, farina per impanare e del vino bianco Vitosca, vino autoctono del Carso. In una padella metteremo del burro a soffriggere. Aggiungiamo della cipolla tagliata finemente. Facciamo imbiondire il tutto. E aggiungiamo il riso. Nel frattempo, nell'altra padella metteremo una noce di burro, nel frattempo sfumiamo il riso con il vino bianco. Continuiamo la cottura del riso. E aggiungiamo 3 filetti di pesce persico. Il pesce lo tagliamo a listine. Lo facciamo cucinare con il riso e aggiungiamo del brodo misto vegetale con una piccola parte di brodo di pesce. Nel frattempo infariniamo un filetto di pesce persico che abbiamo tenuto intero e che useremo come guarnizione. Alziamo il burro nell'altra padella, prendiamo qualche foglia di salvia, mettiamo a soffriggere nel burro e aggiungiamo il pesce persico. Il persico dovrà risultare ben dorato. Bagniamo leggermente il filetto di pesce persico con del vino bianco. Sfumiamo e spegniamo il tutto. Continuiamo la cottura del riso fino a ultimarlo. A cottura ultimata, quando il riso risulterà al dente, spegniamo il tutto . Mantechiamo con una noce di burro. E serviamo in un piatto caldo.
Il riso dovrà risultare morbido. Sopra il riso metteremo il filetto di persico ben dorato, la salvia croccante e il burro. Risotto al pesce persico.